La faccia dei cittadini che da anni sopportano questa, da almeno due anni e mezzo, l'emergenza che ormai sembra essere perenne di questo paese. Sacrifici, licenziamenti, chiusure delle fabbriche, aumenti spropositati come stiamo vedendo di bollette, carburanti, adesso è venuto fuori anche la questione del condizionatore, dei riscaldamenti. E a fronte di ciò, ripeto, è evidente sotto gli occhi di tutti che la gente, i cittadini non ce la fanno più, e noi di che cosa parliamo oggi? Dell'aumento dei gettoni, così come dice la delibera, la proposta del Consiglio Comunale, dato atto che la legge 3012-2021, legge di bilancio 2022, ed in particolare gli articoli 583 e seguenti, per quanto riguarda le indennità di funzione degli amministratori comunali, siccome c'è scritto in delibera, parliamo in un attimo di queste indennità di funzione degli amministratori comunali, poi chiediamo ai cittadini cosa ne pensano, che non ce la fanno più a pagare le bollette. Visto che qua si citano gli articoli 503, 583 e seguenti, e citiamoli, no? A decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani, dei sindaci di comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Regione Piemonte 13.008, 70%. Consigliere Catricalà, no, ascolti, mi faccia parlare perché c'è scritto nella delibera. Lei deve stare a tema però. Infatti sono a tema, è nella delibera, mi faccia parlare. Consigliere Catricalà, lei deve stare a tema però. No, non sono a tema, è nella delibera, non sono a tema. Scusi. La delibera richiama allora una chiedo legge, l'aiuto del segretario. È a delibera, sì. Posso parlare? Mi sta facendo perdere tempo. Parlare se parliamo dei mi sta facendo comunali. Perdere tempo. Allora. Le dico io perché è a tema perché si parla del raddoppio dei gettoni, pochi o tanti ne discutiamo, ognuno ha il suo pensiero, proprio perché la legge di bilancio ha previsto il 120% di maggiorazione, se no quest'anno come gli altri anni non eravamo qui a parlare del raddoppio dei gettoni, perché io sinceramente, cioè è imbarazzante parlare di fronte ai cittadini anche dell'aumento di un solo centesimo. Io sono 8 anni che faccio il consigliere, sono 8 anni che non prendo un centesimo. Dicevo, la penso un po' diversamente rispetto al suo pensiero. In 8 anni, e non ho mai svilito il mio ruolo, anzi, no. quando vengo qua, il mio gettone, sono soddisfatto che vada a finire nelle scuole comprensive, negli istituti comprensivi delle scuole di Vercelli. E infatti, se io leggo il PEG, non so quanti di voi abbiano mai letto un PEG, piano economico di gestione, perché fare il consigliere non è venire qua, lo ripeto, cosa dobbiamo schiacciare, cosa si vota oggi? Bene, bisogna leggere la documentazione, bisogna prepararsi. Qua il consiglio comunale è la punta dell'iceberg, è l'ultima cosa. Le ore e ore, le giornate, i mesi che si impiegano, almeno io parlo quando preparo di mio pugno, e in 8 anni, lo sapete tutti, ne ho preparate tantissime, mozioni, ordini del giorno e quant'altro. Ci sono delle emozioni come quelle sull'ambiente, poi parleremo anche sull'ambiente, dove ci ho messo dei mesi, altro che consiglio comunale, lo consiglio comunale è proprio l'ultimo dei problemi. Comunque, la soddisfazione, altro che svilimento, è quando io prendo il PEG 2022, l'ultimo che è disponibile, a pagina 277, contributo agli istituti comprensivi, finanziato con entrata da rinuncia, gettoni di presenza.